Certo. Ok. Sentiamo. Tita. Eccoci qua. Allora, vediamo intanto che c'è, se ci siamo, se ci siamo. Eccoci qua. Vedere. Allora, vediamo intanto che c'è questo parla doppio, ovviamente. Valentina, ciao, ecco, iniziamo a vedere le prime persone. Ciao Stefano. Ciao Pamela, grazie di essere qua, di avermi invitato come ospite, Sì, nonostante l'ospite praticamente volessi sono essere l'ospite del mio te. ospite e tu Sì. hai come ospite la tua ospite. Abbiamo fatto sì un po' un mix. Siamo ospiti. Ok, ci siamo online, sì. Allora, ecco, io vedo solamente Valentina, Arima, Sandra, Saveria, Paola. Buonasera a tutti e Franca. Ecco, iniziano ad arrivare. Sì. Eccoci qui. Buonasera a tutti. Ciao, 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 ciao a tutti. Ciao Giorgio. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera, vedo che il numero cresce. Ecco qui, aspettiamo che arrivino un po' di persone. Praticamente voi dovete sapere che questa sera il mio ospite in realtà è chi mi ospita, quindi siamo ospiti ambedue. Sono tutti ospiti, nessuno è padrone di casa. Ah, È Gaetano, vero. padrone di casa Gaetano, dai, non è qua, ci ha lasciato le chiavi. Vero, vero. Ciao a tutti, ragazzi. Saluto Alfredo che Allora. mi chiama Vincenzo come tanti altri, ma io mi chiamo Stefano. Non è l'unico, non Ah, so perché. perché mischiano Vincenzo con Stefano, Sì, dei eh? Vincenzi, ho la faccia da Vincenzo, forse, non so. Comunque. Da dove Allora, iniziamo, siamo già Pam? tanti. Guarda, non è facile la cosa, perché io poi mi sono chiesta, come facciamo un Orgonite che unisca i nostri mondi, no? E poi ho pensato, vediamo, c'entra, non c'entra, ma in realtà poi ho pensato che tutto che comunque siamo uniti, e se diciamo che siamo uniti, ovviamente c'è sempre un punto di incontro. Allora ho pensato questa cosa, Stefano, perché voi dovete sapere che ovviamente non prepariamo niente, ci siamo sentiti un istante fa con vari problemi miei di wifi, quindi proprio non ne abbiamo parlato. Andiamo a Allora ho braccio. pensato che poi non ho neanche tanto il tempo di vedere, no? Di seguire, quindi non so bene se scombino qualche piano, Stefano, ma io so che comunque secondo me invece tu le cose poi in qualche maniera le riesci veramente poi ad andare d'accordo con tutti, perché vedi tante persone, no? Anche tu. Allora io ho pensato che questo progetto, perché tu fai un progetto, no? Sì, Uno faccio un schizzo, diciamo, disegno, esatto. della piramide, di Orgonite, e poi la fai, giusto? Allora ho pensato, perché non facciamo tutti insieme? Nel senso, io sicuramente metto quello che magari mi piacerebbe mettere, però volevo appunto che ci fossero anche le persone che ci seguono, come sempre, ma sicuramente ci sono, però che prendessero parte attiva. E allora stasera io proporrei una meditazione completamente, è sempre uguale, diciamo, sempre una meditazione, però è un po' diversa. Perché, vabbè, poi tanto la vedete, insomma, perché comunque la facciamo qualcosa in astrale, costruiamo quindi il progetto, diciamo così, tutti insieme in astrale, se tu sei d'accordo, se sono d'accordo le persone che ci seguono, e poi dopo tu ovviamente poi diciamo la realizzerai quando, come fai Con i miei sempre, tempi. insomma, no? Giusto? Sì, Ho capito, perché dopo la fai, no? Di solito. sì, allora quando facciamo le dirette qui sul gruppo, con un ospite oppure con la partecipazione degli spettatori, faccio un disegno perché materialmente al volo non è possibile. Però Certo, poi con eh. i miei tempi, qualche volta più velocemente, qualche volta con più pazienza, più calma, riesco a costruire quello che avevamo magari. Questa è quella che avevamo fatto con Letizia e i fiori di Bach. Ah, vedi Questa. che bello, fai vedere, Aspetta. vediamo, vediamo. Questa qua, come avevo detto l'altra volta, è una di quelle ciambelle col buco storto, perché poi si doveva vedere sotto il nome del fiore di Bach che avevamo usato con Letizia quella volta. Soltanto che poi non è venuto, perché dovete sapere che non è che mi vengono tutte bene alla prima. Ma è Quindi. così semplice però, eh. Però ci sono affezionato, no? Sono i miei scarafoni, quindi io li tengo.
Certo. È molto bello perché è trasparente invece la parte sotto, ho visto. Sì, a seconda di quello che, dell'effetto che vuoi ottenere, a Bello. seconda dell'intento che ci metti, cioè non è più l'intento che metti dentro, è proprio l'intento che è il seme da cui poi, come un fiore, si sviluppa l'orgonite, no? E questa volta, per Certo. esempio, decidere una pietra, scegliere una pietra, non è nient'altro che un pretesto per avere un punto da cui iniziare, perché poi abbiamo visto nel tempo, nelle altre volte, ma anche nei miei lavori, quelli che non vengono fuori su video, che poi da questo seme esce fuori la cosa più appropriata per la persona che me l'ha chiesta, oppure all'interno dell'evento, quindi della diretta di Facebook, di Bridge, Certo. viene fuori una cosa coerente con lo spirito, con l'intento che siamo andati a, o il cristallo, o l'elemento, il simbolo che abbiamo scelto quella volta per avere un punto di inizio. Poi si sviluppa a seconda dell'intervento degli spettatori o delle sensazioni, delle intuizioni che abbiamo noi che siamo qua. Bello, Ed è bella quella bello, bello. cosa che hai proposto riguardo alla meditazione, perché almeno allarghiamo il cerchio non solo a magari quelle due persone che sono un po' più attive, un po' più spigliate, intraprendenti, ma in questo modo si Sì, riesce a. anche chi non c'è bisogno, diciamo, di parlare, no? Quando facciamo questa Esatto. cosa, invece, Quindi però poi sentitevi possono liberi, partecipare senza. voi che siete in ascolto, sentitevi liberi di proporre, di scrivere quello che avete sentito, visto, percepito durante la meditazione che condurrà Pamela. La farò O anch'io, durante o dopo, se vogliono, compatibilmente. anche per dire se stanno a occhi chiusi, perché per qualche persona può essere un pochino più difficile. Difficile, diciamo, aprire gli occhi, scrivere, Sì, alla fine, rientrare, al poi dopo ce termine. lo raccontano. Esatto. Sì, come preferiscono, tanto noi comunque non abbiamo problemi, ecco, come si sentono più liberi loro. Quindi senti, sono le 21:42, siamo già ad un numero elevato di persone che ci stanno seguendo, io direi di iniziare, se siamo Sì, tutti d'accordo. ricordiamo solo la pietra, quella che ha il cristallo che ha ottenuto più voti, la crisocolla, che come ogni diretta che si rispetti non abbiamo, perché avevo tutte le altre due, ma quella lì non ce l'ho. Quindi se vi Ma le ricordate altre due avranno l'immagine. comunque una loro parte, Sì. perché io sono includo di solito io, anziché escludere, quindi partiamo sicuramente con questa crisocolla che la mettiamo in maniera eterica, no? In astrale la inseriamo e ti va di far vedere comunque le altre due, così Le quando altre due andiamo a ovviamente ce le inserire avevo le pronte, la terza no, persone, non però è sparite. sempre così, eh? Sempre l'imprevisto poi. Certo. Ho detto la compro, non arriva in tempo ovviamente, si vede, non capisco. Certo. Allora, è un verde con poco rosa, poi a seconda della pietra, Fanno dei colori bellissimi. Aspetta che sì, questo, tanto a ecco, fuoco, fanno forse così. rosso. Ci sono esemplari magari un po' più rosa, poi non sono pietre fatte con lo stampino, sono naturali, quindi ognuna è diversa Certo. dall'altra. Questa è la Certo. moldavite, che potrebbe essere scambiato per un pezzo di vetro. Sì, Carinissima, guarda quanto è bella. non Poi è a fuoco per adesso niente. vedrai che sorpresa con queste pietre meravigliose. Bisognerebbe. No, comunque si vede, si vede. Senti un Ok. attimo solo che sto leggendo loro, che dice Loredana, buonasera, come mai non riesco a vedere la diretta? Però scrive, quindi fai una cosa, Loredana, esce e rientra, magari è più facile. Poi vediamo un attimo se c'è qualcuno che deve dire qualcosa prima che iniziamo. Intanto salutiamo tutti, ovviamente, vi ringraziamo tantissimo di essere qui con noi. Io sono divertitissima, sapete che io ogni volta, ciao Anna, ogni volta che facciamo una live con qualcuno, insomma, esce sempre una bellissima live e poi è molto divertente stare insieme, no? Ok, allora, ovviamente, allora io la porto io, diciamo, la faccio io la meditazione, però. Senza nessun dubbio, allora c'è una prima parte che serve per rilassarci, per entrare in questo stato mentale che ci occorre. E, dopodiché, quando siamo nel clou della cosa, parla senza che io te lo chieda, quando vuoi, senza nessun problema, insomma.
La seguo Ok, io ti anch'io, dirò poi. magari non Certo, estraniandomi completamente, però. sì. Poi anche se non vuoi parlare, Stefano, vuoi parlare alla fine, è completamente libero perché tanto non è una cosa che dura 3 ore. L'unica cosa, dirò poi qual è, diciamo, le cose che vorrei mettere io, no? Che sono, non sono solo per me, sono per tutti, ovviamente. E poi, insomma, tu non so come dire volerai, ma farai. Troviamo poi il modo per renderla Ah, coerente, certo. sì. Ecco, Noi ok, la allora ci crisocolla qua dietro, sono. dentro non ce l'abbiamo, no? Però più o meno il colore, per averlo presente, è un verde turchese, poi a seconda della gradazione, un po' più intenso, un po' più sull'azzurro, un po' più sul verde, però per dare un riferimento a chi non ha magari in mano Giusto, una crisocolla, per giusto, vero, immaginarsela. vero, vero. Ok, allora io metto proprio un filo di musica bassissima, vediamo un po', dimmi un po', Stefano, un attimo se si sente troppo, se poco, poi qualcuno non la sente, qualcuno la sente, però vabbè, insomma, aspetta, aspetta. Non la sento. Si sente? Così, un No? pochino sì. Così? Ok. Tanto poi ricomincia da sola, dei momenti di vuoto, ma insomma, vabbè, è tanto per accompagnare un pochino, insomma. Ok, iniziamo. Ciao Rosalia, Lia, ciao, buonasera, grazie, grazie a voi. Allora, grazie Stefano anche di questa bellissima idea per questa sera. Allora, adesso facciamo un bel respiro profondo, profondo, chiudiamo gli occhi, manteniamo gli occhi chiusi per tutta la sessione. Non è obbligatorio, chi vuole stare occhi aperti, non c'è nessun problema, ma è più facile, diciamo, chiudere i nostri sensi a tutto ciò che dall'esterno poi possa in qualche maniera distrarci. Allora, mettiamo all'interno di questa orgonite che creerà Stefano questa sera l'energia di una meditazione che condurrò per tutti noi. Quindi non è per una persona sola, non è per me, non è solo per Stefano, è per tutti. Quindi adesso, quando siete pronti, vi sedete in una posizione comoda. Cercate di non sdraiarvi perché a quest'ora rischiate di addormentarvi. Poi chiudete gli occhi, come ho detto, e adesso fate 5 respiri profondi. Inspirando entra la pace, la calma e quando espirate escono tutte le preoccupazioni, le tensioni accumulate nel vostro organismo. Quando facciamo questa respirazione, i nostri muscoli automaticamente iniziano a rilassarsi e quando si rilassano i muscoli si rilassa anche la mente. E poi piano piano torniamo tutti ad una respirazione regolare. Che io verrò con voi, quindi parlerò proprio al plurale, mettendo anche me stessa in questo cammino che faremo insieme. Allora, adesso vi chiedo tutta la vostra collaborazione e tutta la vostra immaginazione, come se fossimo bambini ai quali raccontano una storia, no? Visualizziamo adesso noi stessi, tutti insieme, in una bellissima foresta. È una frizzante giornata autunnale e il sole screziato si riflette su un ruscello gorgogliante che scorre lungo il margine della foresta. Camminiamo con cautela nella foresta, sulle foglie rosse, dorate, gialle, scoppiettanti e sui ramoscelli spezzati. Cercate di sentirvi proprio lì,
Tutti insieme, siamo tantissimi. Le pigne sono sparse sul terreno. Uno scoiattolo corre su un albero. Noi osserviamo la velocità con cui si muove questo piccolo animale, rapido su attraverso i rami, seguito da una coda grigia e folta, finché non lo perdiamo di vista. La vita è molto tranquilla qui in questa foresta. Guardandoci intorno notiamo grappoli di fiori di bosco e morbido muschio verde che cresce sui tronchi degli alberi caduti. E più ci addentriamo nella foresta, più ci addentriamo nel nostro rilassamento e iniziamo a provare una profonda sensazione di calma e tranquillità. Guardiamo una foglia che cade da un albero mentre danza e volteggia nell'aria prima di svolazzare lentamente verso il basso per riposare con le altre. E poi ci fermiamo un po' tutti insieme e ci riposiamo contro una vecchia quercia. Possiamo sentire la ruvida corteccia dell'albero contro la punta delle dita. Provate a toccarla, si sente. Sentiamo l'odore del terreno erboso e la morbida muffa delle foglie. Anelli fatati di funghi sparsi qua e là e un profondo senso di tranquillità in questo bellissimo posto. E questo profondo senso di pace sta crescendo e si sta sviluppando dentro di noi. Sta diventando sempre più forte ogni momento di più. E ogni momento di più diventiamo più uniti, più sereni, più calmi, equilibrati e forti, come una vecchia quercia, proprio come quella vecchia quercia. La foresta è così invitante che sentiamo che vorremmo avventurarci più in là. Così andiamo un po' più in profondità di quanto non abbiamo mai fatto prima, tutti insieme, camminando vicini, sereni, allegri, con il sorriso sul viso e nel cuore, lasciando la vecchia quercia molto indietro, seguendo il sentiero che porta più in profondità nella foresta. Si sente il delicato canto degli uccellini, quella. Ascoltiamo attentamente melodie diverse, come se rispondessero armoniosamente l'una all'altra. E mentre ci avviciniamo ad una piccola radura, poi guardiamo la luce del sole che scende sull'erba. I fiori di campo hanno dei colori così belli che siamo sopraffatti dalla bellezza naturale che ci circonda. E possiamo sentire una brezza leggera e gentile sospirare tra i rami superiori degli alberi che circondano la radura. E lo scricchiolio occasionale dei rami che si sfregano l'uno contro l'altro. Tra il canto degli uccelli, la fauna selvatica, lo scricchiolio dei rami, sentiamo dentro di noi una pacifica sensazione di calma e quiete, ancor più profonda di quella finora percepita. E prendiamo in noi stessi questa sensazione di calma e pace. Sperimentiamola adesso, tutti insieme, questa calma. Sentiamo quanto ci fa stare bene. In questo momento nient'altro ha importanza, tranne questa sensazione di quiete, calma e pace. Percepiamo l'immobilità e la bellezza di questo luogo. Lasciamo che il luogo si immerga in noi e noi nel luogo. E mentre assorbiamo tutta l'immobilità, la bellezza,
Sentiamo tutta la tensione, l'ansia, le paure, lo stress svanire, semplicemente svanire, allontanarsi da noi. E ci sentiamo tutt'uno con la foresta, il ruscello, gli uccelli e la fauna selvatica e la tranquillità di questo meraviglioso posto. Mentre lo stress si allontana da noi, diventando noi la pace, sviluppando un'armonia interiore profonda che unisce tutti noi l'uno all'altro. E se adesso desiderate andare oltre, allora venite con me e con Stefano, perché più ci addentriamo nella foresta, più iniziamo a percepire che sta per accadere qualcosa di molto speciale. Un viaggio nel profondo, dove rinnovare le nostre energie spirituali e convogliarle potenziate nella piramide che costruirà Stefano per noi e per tutto il nostro pianeta Terra. Attraversiamo la radura, quindi, di nuovo nella foresta, dove ora la temperatura diventa leggermente più fresca e gli alberi più densi. Sappiate che siamo tutti al sicuro. Io sono con voi, Stefano è con voi. Siamo tutti insieme, gli uni per gli altri. Quindi lasciate che la vostra immaginazione segua il percorso del vostro cuore. Lì gli alberi sembrano raggiungere il cielo e continuano a camminare fin quando inaspettatamente ci sono dei gradini di fronte a noi, 5 gradini. Addentrandoci ancora più nella foresta, solo 5 semplici gradini che scendono. Scendete con Stefano e con me. Mentre scendiamo, contiamo. Da 5 a 1. 5. 4. 3. 2. Uno. Siamo tanti, quindi piano piano arrivano tutti e ci rendiamo conto di essere arrivati in un posto speciale. Siamo di fronte all'entrata di una grande, bellissima grotta, ampia e profonda. E questa grotta è lì che aspetta tutti noi. Entriamo in rispettoso silenzio e le nostre bocche si aprono per lo stupore. Incastonate nelle pareti ci sono centinaia di diverse varietà di pietre preziose e minerali. In silenzio sperimentiamo e assorbiamo queste energie curative mentre diventano parte integrante di noi. Rimarrò in silenzio per qualche breve istante per permettervi di percepire la meraviglia di quella grotta. Poi, al centro della grotta, qualcosa attira la nostra attenzione. Vediamo Stefano che sta creando la parte energetica della sua piramide di oggi, della nostra piramide di oggi. E Stefano ci chiede di nuovo di partecipare alla creazione di questa orgonite, per realizzarla della qualità più pura possibile. Siamo venuti qui, lontani dall'inquinamento elettromagnetico e dalle interferenze di qualsiasi onda, affinché possa poi regalare a chi ne ha bisogno il più alto stato di armonia ed equilibrio. Per partecipare alla sua creazione non abbiamo bisogno che della nostra immaginazione, del potere creativo della nostra mente e della nostra intenzione. Così ognuno di voi potrà energeticamente regalare qualcosa, apportare qualcosa alla creazione di questa piramide. Poi, adesso, oppure per non distrarvi a fine meditazione, ci scriverete qual è stato il vostro apporto energetico. Non tutto sarà visibile
presente in maniera visibile nella piramide che poi realizzerà Stefano nel piano fisico, ma ci sarà tutto ciò che di più bello voi desideriate inserire a livello energetico. La piramide e tutta la zona intorno è fortemente protetta in modo tale che potrà entrare solo energia buona, solo energia positiva. Stefano ovviamente parlerà quando desidererà, anche solo alla fine della meditazione, perché lui è il creatore poi di quest'opera nella manifestazione fisica, non è facile. Io posso crearla in astrale, per me è più facile. E la protagonista di oggi, scelta da voi per questa creazione, è la crisocolla, una pietra molto evoluta spiritualmente. Lei porta l'energia di un nuovo inizio, specialmente se si hanno difficoltà a lasciare alle spalle il passato. La crisocolla aiuta a sviluppare la pazienza, la tolleranza, la compassione, la gentilezza e l'umiltà verso il prossimo. Quindi grazie di averla scelta. Così, a livello energetico, qui in astrale, direi di lasciare lo spazio alla bellissima crisocolla. Nonostante sia una pietra poco conosciuta, è la più dolce delle pietre. La pietra preferita di Cleopatra, femminile per eccellenza. Reca con sé benefici spirituali sorprendenti, poiché possiamo applicarla praticamente in qualsiasi campo che possiamo immaginare. Il suo significato spirituale è legato all'energia e alla tranquillità. Aiuta le persone ad accogliere ed esternare la loro bellezza interiore. Le sue proprietà magiche fanno di lei una pietra prodigiosa, capace di espellere ogni tipo di energia negativa da noi stessi e dalle nostre case, riuscendo a creare una piacevole atmosfera di pace e tranquillità. E poi, a parte la crisocolla, io personalmente chiedo a Stefano di inserire comunque, e questa volta anche a livello fisico, perché ce l'abbiamo, un po' di un'achite e una piccolissima moldavite che sono arrivate al secondo e terzo posto della vostra scelta. La moldavite la inserisco perché aiuta a risvegliare e rafforzare le capacità psichiche, ci incoraggia ad entrare in contatto con le nostre lezioni di vite passate e ci connette con guide spirituali ed esseri eterei che possono mostrarci la strada. Per questo per me è importante. Questa meravigliosa moldavite, pietra ad alta vibrazione, che migliora la crescita spirituale, l'intuizione e la saggezza, ci aiuta a rilasciare tutto ciò di cui non abbiamo più bisogno per la nostra crescita spirituale, come vecchie idee e sentimenti, atti, fatti, credenze, qualunque cosa abbiamo bisogno di lasciare andare. E poi inserirei quel po' di un'achite, pietra della visione e della trasformazione. La inserisco per i suoi poteri magici e perché è un'ancora energetica quando necessario. Può essere utile dopo la meditazione o il lavoro psichico ed è per questo che non la lascio indietro. Chiamata anche vivere nel presente, può essere utilizzata come una sfera di cristallo. Aiuta la trasformazione, facilita la rinascita, tracciando sentieri di luce e rimuovendo i blocchi che ostacolano la crescita spirituale. È di enorme importanza. Quindi Stefano, se sei d'accordo, mi piacerebbe tanto che tu mettessi solo la dimensione energetica della crisocolla e la parte energetica e fisica dell'unachite e della moldavite nella quantità che ritieni più idonea. E poi ti chiedo qualcosa che non so se lo potrai fare, ma se non ce l'hai e non le puoi disegnare, lo possiamo mettere solamente a livello energetico. Desidererei
mettere, inserire le lettere greche alfa e beta in onore al mio paese di nascita, alle mie origini e alle origini soprattutto della cultura. Alfa e beta, le prime due lettere dell'alfabeto greco dalle quali proprio la parola alfabeto deriva, alfabeto greco che ha dato origine ad altri alfabeti, tra cui il latino, il gotico, il cirillico. Aggiungo alfa e beta ponendo il significato occulto che vi ho appena detto, con l'intenzione di una libertà di parola che nessuno mai dovrà toglierci. Poi, se è possibile, aggiungerei un cielo pieno di stelle, ma di colore oro, come tutti i puntini di colore oro, sostanza stessa degli dei, delle virtù soprannaturali, affinché quel colore oro possa far passare solo quanto di più positivo esista su nostra madre terra e possa dare soprattutto speranza a chi speranza non ha più, perché l'oro simboleggia la luce spirituale, la vita e la rinascita a cui tutti gli esseri umani hanno diritto divino. Io vi ringrazio e ora sta a tutti voi inserire l'energia di un elemento in questa meravigliosa piramide, una pietra, un'ametista, un quarzo rosa, l'albero della vita, l'om, la mano di Fatima, il fiore della vita, una spirale, un nodo celtico, un Nazar, ma soprattutto un'intenzione, la pace, l'amore incondizionato, quanto di più vi sta a cuore. Farò una pausa di un minuto per permettervi di inserire tutto ciò che desiderate. Non temete per il lavoro di Stefano perché il peso energetico è enorme lavorandoci tutti, ma sul piano fisico non pesa per niente. E poi ha una grande mente e una grande creatività, riuscirà a fare qualcosa di speciale. Intanto se qualcuno appunto scrive, io leggo, ho visto Katia ma non la riesco a leggere più, un attimo solo, rimanete concentrati. Katia aggiunge, se possibile, un piccolo cristallo di rocca dentro una conchiglia iridescente. Ricordatevi che nulla è impossibile perché se non è possibile sul piano fisico lo potete lasciare sul piano astrale a livello energetico. Mentre vediamo, percepiamo l'opera da tutti noi creata al centro, la ringraziamo per essersi fatta comporre da noi e la lasciamo nelle mani di Stefano che la tradurrà da realtà astrale a realtà fisica. Quindi piano piano possiamo iniziare a tornare, portando con noi le sensazioni di pace, calma e tranquillità, una maggiore comprensione, possibilità e alternative differenti e la capacità di vedere oltre i nostri sensi fisici. Adesso conterò da 1 a 5, al conteggio di 5, saremo tutti completamente nel qui ed ora, nel pieno possesso di tutte le nostre facoltà migliori. E ringrazio anche l'energia di Faith Wood che in qualche maniera ha ispirato proprio questa meditazione. 1, 2, 3, 4,
5. Bentornati a tutti. Ecco qua, piano piano, adesso potete aprire gli occhi e iniziare a scrivere quello che avete inserito in questa meravigliosa piramide, stracolma di bellissimi oggetti, c'è di tutto, è meravigliosa. Allora, grazie Stefano e grazie a tutti voi. E Tiziana dice: una piccola chiave per aprire tutte le porte. Roberta scrive: sono certa che Stefano creerà qualcosa di bellissimo, grazie. E nel frattempo, non volevo rompere la magia della tua voce, ho disegnato quello che mi è arrivato, che sentivo fosse appropriato, no? E ve lo faccio vedere, visto che la crisocolla materialmente qua non l'abbiamo, però ho intenzione di inserirla nel modo che vi faccio vedere adesso. Allora, non alzo il foglio perché sennò cade tutto. Certo, cade. Allora, io spero che si veda, ecco, ve la racconto a grandi linee. Allora, avevi parlato di punti dorati delle stelle, giusto? Ora qui, sì. Non so se si vedono questi piccoli puntini, è un colore metallico che dovrebbe restituire la sensazione dell'oro, ma poi fisicamente nella piramide lo metterò in modo più marcato. Bellissima. Questa è la moldavite, la metteremo al vertice, visto che avevi parlato della connessione con le guide, quindi diciamo un'apertura verso l'alto. L'ancoraggio a terra dell'unachite, quindi la mettiamo nella parte più inferiore della piramide. Questo scarabocchio blu, la parte metallica, che devo inserire comunque anche in questa, avete visto che c'è sempre certo. un po' di materia Per metallica, forza, certo, e sarà sul blu perché mi è venuto così, io non te lo so spiegare, però mi è venuto blu. è vero, blu era proprio quello che avrei detto io. Poi avevi detto le lettere Bellissima. alfa e beta. Ma grazie, grazie, bellissima. E ho pensato di metterle qua più o meno, diciamo, in questa parte centrale della piramide, in piedi, in modo che si vedano Certo. frontali. Bello. E qua un cerchio, un cerchio di sette piccole crisocolle. Ora le cercherò dalla forma appropriata. E quando poi, non mi ricordo chi, aveva parlato della conchiglia con il cristallo di rocca, mi è venuto da metterlo dentro a questo cerchio, col Caggia, sì. cristallo messo proprio come se fosse la conchiglia una mano, il cristallo, magari se riesco a metterlo in piedi, forse è più bello. Quindi rimarrà in posizione verticale così. Bellissimo. Bellissimo. E poi se riesco a non fare un paciugo, a dare una tonalità di quel verde, ma c'è già la crisocolla, quindi magari cerco di imitarlo al minimo per non appesantirla troppo. Ci sarà la crisocolla vera, quindi non solo il disegno. Pensavo di dare una nuvola di colore, però forse non è così necessario. E direi che più o meno siamo riusciti a abbracciare l'idea. Questa è una bozzetta, un'idea Assoluto. iniziale. Ora sentiamo cosa dicono Bellissimo. tutti. Sarà un po' Sì, poi difficile Laura, vedi. accontentarli, però. Ma li mettiamo energeticamente. Esatto. Vediamo. Laura mette amore incondizionato, fiore di loto, luce dorata. Vedi che torna, eh? L'amore, dice Silvia. Laura, sì, ok. Sei arrivato, no? Su, cioè, Una Gabriele piccola Brigliatore, chiave, un po' Gabriele. fiore della vita, l'equilibrio. Sì, comunque anche vedi il numero 7 delle piccole crisocolle. È un perché 7 come chakra, quindi in genere in tutte le orgoniti che faccio cerco comunque di avere come, diciamo, cifra comune l'equilibrio, perché sì, che magari un intento va a lavorare più su un chakra o due o tre,
Però ci deve essere sempre un equilibrio, se no si rischia o di cadere in basso, o di volare troppo via verso l'alto, comunque Giustissimo. rimanere ancorati a questa realtà in cui ci siamo formati e cresciuti, no? Vero, Per uno vero. scopo. Certo. Poi guarda che hanno inserito delle cose bellissime, dicevamo, sì, Gabriele, il fiore della vita, abbiamo detto che unisce tutti i cuori, Tatiana, equilibrio, fiore di loto, una palla di energia per aiutare l'evoluzione di ogni anima. Vedi che bellissimo. Anna Maria ha messo dei girasoli. Volendo sì, il Micaela, giallo te lo sta bene. leggo io? Micaela, l'albero della vita al quarzo rosa e una piccola pietra di Larimar. Ma che cosa bella! Senti Paola che scrive: la forza della parola mamma che tutti abbiamo proferito almeno una volta nella vita è la forza di un abbraccio. Che belli. Che gruppo speciale, guarda. E poi Mia inserisce, scusa che te li dico tutti di corsa, tu devi creare anche con la mente, ci vuole insomma. Mia diceva un gatto bianco e rosso seduto sul bracciolo di una poltrona che guarda l'infinito. Che ti fa più comodo se te lo leggo io o lo vuoi leggere un po' tu? Se li leggi tu, vabbè, intanto io comunque qualcosa ho già disegnato, ora vediamo di integrare le cose forse Certo. più che si amalgano meglio, perché tutto Comunque, non beh, riusciamo. tutto è impossibile, certo, però leggendolo noi comunque anche noi rafforziamo l'intenzione, quindi l'intenzione è all'interno comunque di quella che poi sarà la creazione. Sì, perché comunque Quindi allora, Antonella la dice. caratteristica fondamentale, quella più spiccata, quella che mi è rimasta impressa riguardo alla crisocolla era proprio il favorire quel moto di quella predisposizione mentale, comunque d'animo a affrontare un nuovo inizio e ad abbandonare i pesi, i vecchi schemi magari limitanti o i dolori per andare avanti, per procedere, no? Quindi tutto Sì. quello che ha a che fare con liberarsi di un peso, non per dimenticare, per evitare il problema, ma per abbandonare una zavorra che più ormai è inutile e riuscire a affrontare la trasformazione, tutto quello che è inerente a questo punto ci può stare. Il resto magari E sono come no, certo. sempre collegati, però forse ci portano un po' fuori strada, quindi è meglio magari inserirlo solo in forma energetica se è un ancoraggio per qualcuno. Sì. Certo. Poi Antonella infatti mette amore incondizionale, fiore di loto, salute per tutti. Barbara ha percepito tanta luce verde, che guarigione. Elisabetta dice un'orchidea bianca al centro, attorniata da tutte pietre. È quello che fa un Giusy po', dice. ricorda la forma, la conchiglia, il quarzo dentro e le Esatto. tre, sette crisocolle intorno, si avvicina a quell'immagine lì. Esattissimo. Poi Giusy scrive: io ho lasciato un bellissimo e luminosissimo smeraldo verde che porti pace nei cuori sofferenti di chi ha bisogno di speranza in questo momento della propria vita. Grazie. Emanuela mette ametista e una sensazione di pace e serenità. Sandra una lettera S. Giusy, una piccola celestina che raccoglie l'amore per la famiglia, un girasole che porta gioia e luce. C'è anche tanto giallo, quell'oro. Sì, poi metterò delle piccole foglie d'oro, quindi ho dei punti luce, dei glitter finissimi. Pronto, un po' di foglie d'oro. Come dei fili d'oro proprio, dice, no? Che bello. Aspetta, che non so se riesco a raggiungere da qua. No, vediamo un po' qua. Ah, sì, si è sbloccato. Allora, Barbara scrive: il cubo di Metatron, amore incondizionato e luce. Katia dice: stupenda. Quella perché adesso questi sono, diciamo, i commenti di quando l'hai fatta vedere, no? E ti dicono appunto che è Ok. stupenda, è bellissima, è vero. E bravissimo. Monica ha visto l'albero della vita con tanta luce verde sotto.
carina, Donatella scrive. Io non capendo molto posso dire solamente grazie, grazie, grazie. È già tantissimo. Poi Elga, sempre per questa creazione che già sei stato bravissimo, che ci hai portato, dice Stefano, è bellissimo, gratitudine immensa. Sì. Valeria scrive, non ti do il tempo di rispondere, scusa. E dice Valeria, per me è stato un viaggio davvero, davvero rilassante. Io nella piramide ho messo tanto amore per tutto l'universo che in questo momento ne ha bisogno, ma più di tutti per tutte le persone che erano con me in questa grazia, in questa meditazione. E metterei il simbolo celtico del triskele o triskele perché non so la pronuncia in Italia, perché è un simbolo che a me piace da sempre. Giussi dice sarà bellissima. Poi ti ringraziano, grazie, grazie, grazie. Anche una piccola genesa. Certo, eravamo tanti, è stracolma, questa piramide sarà super potente. Poi dice Elga, una farfalla blu, un diamante e una rosa rossa. Un fiore di loto per la rinascita da parte di Lia. E poi dice Angela, i fiori tanti, di tutti i colori, tante ametiste, tenerezza camminando nel bosco, il mio bosco assolato. Bravissime. E poi Valentina, un non ti scordar di me perché tutte le mamme orfane possano raggiungere i loro figli con il loro amore. E poi, ma sapete che queste sono le dimensioni delle nostre, dove ci incontriamo, per quello è stato fatto sotto meditazione, perché c'era. Non so se avete qualcuno l'avrà notato, c'era qualcuno anche sopra, insomma, che era lì, diciamo, stavano guardando. Lea scrive un cuore grande che si apre rilasciando cuoricini che scendendo entrano in tutti i cuori. Giusy dice, io nella meditazione ho incontrato tre miei cari, ecco, vedi, l'ho appena detto, è arrivata Giusy che lo dice. E tre miei cari che sono in cielo e mi hanno portato un messaggio bellissimo. Grazie Pamela, ma grazie a voi, grazie a te. Giussi, era proprio quello che ecco, hai visto quello che stavo appunto dicendo. Poi Angela, l'energia, l'intenzione è l'energia della trasformazione. Quello Poi è ovvio che noi fondamentale. eravamo presi da quel lavoro che stavamo facendo e quindi magari non abbiamo visto in alto. Io sono stata in silenzio perché. Questo è proprio per me, soprattutto che io studio, è la ricerca che a me interessa tantissimo. Quello che ha detto e visto Giussi per me è molto importante, no? Perché quando noi, quando accadono queste cose e nessuno l'ha detto, ovviamente hanno un'importanza differente, insomma. Quindi grazie, grazie ancora Giussi. Ok, quindi Stefano, ti abbiamo dato un compito da fare. Sì, poi Immenso, però. essendo le dimensioni limitate, più fisicamente non si può mettere. Poi Certo, è un po' più logicamente difficile. il vissuto di ognuno entra in modo personale e lì sul lato astrale c'è spazio per tutto. E quindi poi ognuno, Esatto. diciamo, la farcisce, usiamo questo termine, o l'arreda, ecco, forse è meglio, l'arreda con gli elementi che gli sono più Vero. familiari, che risuonano di più. Comunque, È verissimo, ed è bellissimo questo poter mettere. scusa che Katia leggeva, ha detto una cosa facile facile. Sì, sempre. Però ecco, è bellissimo secondo me poter, no? Poterci unire per creare quel qualcosa. Perché poi noi pensiamo, molti di noi magari penseranno sì, ma che abbiamo fatto? Ma in realtà la verità è che lo abbiamo fatto davvero. In astrale tutto questo esiste, no? Quindi, ed è qualcosa che rimane ed ha una sua potenza, quindi piano piano tutte le persone, no? Arriveranno a poter sperimentare questo. Poi, ecco, diceva Tiziana, ecco, io volevo scrivere la chiave per aprire i cuori di tutti, ma sono stata distratta dal calore immenso che conosco bene, grazie infinite. E brava Titti, eh? Poi Patrizia dice: posso farla più tardi? Mi sono appisolata dal dolore. Assolutamente sì, però magari mandiamo un pensiero tutti insieme, già che siamo tutti insieme, a Patrizia che ha dei dolori lancinanti, Stellina, e quindi magari
un po' di guarigione per Patrizia, chi può, con chi non sa come fare, un pensiero d'amore e di guarigione arriva sempre, comunque sia, sempre. Volte anche immaginare di abbracciare una persona aiuta, se uno non conosce È altri vero. metodi tecnici. Bravissimo, è vero, anche perché l'abbraccio veramente è curativo. Senti Stefano, ci fai vedere un attimo di nuovo la tua creazione? Questo è uno schema, quindi bisogna avere anche un po' di fantasia, farsela andare bene, diciamo. Certo, aspetta che ti metto che ti possano vedere meglio tutti, Oh, se resta troppa così, luce, se no la ok. brucia. Ecco. Allora, qui ci sono tutti gli elementi che abbiamo inserito prima Bella. durante la meditazione di Pamela e mi tengo la libertà in questo tempo che poi ci separa dalla realizzazione di vagliare meglio i commenti e vedere se c'è qualcosa che risuona. Che io quando la costruisco poi la faccio in modo ovviamente non personale, non mirato come nel caso in cui mi chiedesse una persona quella piramide per quello intento preciso. Questa Certo. diciamo, è sintonizzata su questo spirito che abbiamo sviscerato prima riguardo alla crisocolla, quindi mi viene la parola, l'impulso ad affrontare un nuovo inizio liberandosi dei pesi, diciamo, limitanti. E quindi poi quella è un'idea generale che poi sarà applicata a tanti casi personali, dettagliati, precisi, mirati. Vero, Quindi vero, vero. E questo, poi questa diciamo, ha un crisocolla intento che comunque. generico, no? Certo. E poi dico, ecco, questa crisocolla che comunque espelle e poi tramuta, perché quello è la meraviglia, no? di questi orgoniti. E questa energia negativa la tramuta in un'energia positiva, la trasmuta. Ora c'è questo. Aspetta. Questo commento di Giusy che dice: avevo tanto il desiderio di vedere i miei genitori che pensavo fosse solo frutto della mia immaginazione, non li ho visti, ma li ho sentiti. Grazie, grazie. Grazie a te, Giusy, che ci porti appunto questa testimonianza. Per me è importante che le persone possano appunto iniziare ad avere questa l'esperienza, perché poi è solo l'esperienza, no? Quando tu inizi ad avere un'esperienza personale, ovviamente le cose cambiano. E quindi sono contenta che qualcuno di voi ha sentito, ha percepito. Angela dice: io per un istante ho visto mia mamma. Come noi, ogni volta che noi ci riuniamo, oltretutto abbiamo una forza immensa, no? E quindi è ovvio, carini, mandano gli abbracci a Patrizia. E quindi è ovvio che poi siamo in quella dimensione nella quale quel velo cade. E quindi quando diciamo al di là del velo, al di qua o al di là del velo, in quel caso quel velo non c'è più. Quindi, carissimo, carissimissimo Stefano, carissimissimissimi tutti, siccome, aspetta, non hanno finito, io pensavo di liberarci, ma di liberarti e di liberarmi, no, no, siamo felici di stare con voi. Chiudiamo, appena voi diciamo, siete in silenzio, noi chiudiamo e vi diamo la nostra buonanotte, però Sabrina dice che invece lei ha visto il numero 21. Numero 21. Oddio, non so Quell'appunto, se quello è riesce a geniale. inserire, no? Bisognerebbe vedere, io non è che me ne intendo molto di numerologia, di vedere il 21 che cosa significa, in che modo può essere amalgamato dentro a questo Lealtà e intento. coraggio Vabbè, però c'entra al perché volo così. coraggio, il coraggio comunque per Lealtà, coraggio, affrontare. un'amicizia sincera. Il coraggio ci vuole per affrontare un nuovo inizio, quindi liberarsi. Quello C'entra, torna. c'entra, come no? Sì, torna. Lo Proprio perché siamo potrai proprio mettere tutti sia come sotto cifra, quello. sia come numero di qualcosa. Può fare, eh? Sì.
ci Li sta mettono anche proprio. sotto alla base, nella parte, diciamo, sotto la base della piramide. Bravissimo, sì, molto bello invece, sì, perché sta proprio alla base, anche perché il coraggio è un po' alla base di tutti, no? Il coraggio di difendere qualcuno più debole, il coraggio delle proprie azioni, il coraggio di cambiare, come dicevi tu, il coraggio di fare scelte difficili, insomma, c'è cioè, un po' tappere, va Di bene, affrontare le come proprie paure, quindi ce no. n'è di Esatto. applicazioni di coraggio. Infatti. Esatto, e poi Martina ti scrive sotto la piramide non metti niente, ci Lo abbiamo so. messo il 21, bravissima. Ci leggiamo nel pensiero. È vero, e poi Patrizia dice grazie, non mi pensa che mi conosce, ma almeno voi. E che ci stiamo a fare se no? Assolutamente sì, è nato proprio per questo, no? Per stare insieme, tutti insieme, questo gruppo, quindi, e per offrire un servizio di amore, insomma, no? Per tutti. Poi dice la somma, dice Anna Maria, la somma del 21 è il 3, giusto, che è un numero spirituale, ancora di più. Certo, hai Giusto, ragione. Anna Maria. Anna Maria dice è stato bello, grazie, grazie, ma grazie a tutti voi. A meno che non lo vuoi inserire come, però il 21 però ci sta bene, eh? Sì, Sotto, credo. come cifra, sì. Sì, bene, benissimo. Quindi scappiamo prima che arrivano le altre, scherzo. Bene, Magari si risveglia dice qualcun Katia, altro. il tempo è letteralmente volato, grazie di cuore, un abbraccio grande. Iniziamo a salutarci, dice Laura, grazie Pamela, Stefano, nel bosco ho sentito una pace infinita, buonanotte e tanta luce meravigliosa a tutti. Grazie di tutto, dice Valeria, buonanotte a tutti e due. Tutti grazie, grazie, ringraziamenti, vi ringraziamo. Noi di essere stati con noi. Buonanotte a tutti. Grazie Antonella che come sempre veramente fa un servizio meraviglioso, immenso, enorme. Vorrei appunto che si sapesse il lavoro che fanno tutte le persone, Anna Maria, tutte le persone che veramente lavorano dietro questo grande gruppo e c'è un grandissimo lavoro. Quindi grazie a tutte voi, grazie a tutti noi. Stefano, grazie infinite Emanuela, e grazie a dal tutti. mio cuore proprio al vostro cuore e al cuore di tutte le persone che poi ci vedranno e a tutti quelli che ne hanno bisogno, un grande abbraccio. Grazie Stefano, ci vediamo con voi fra una settimana, con Stefano più o meno pure perché domenica tu hai, no, quando Mese ce l'hai, no? prossimo, no, ce n'è uno al mese, Mese prossimo. Ah no, no, già perché non ce l'avevi ieri. Sì. sì. Ok, ragazzi, allora un abbraccio immenso, grandissimo, ci vediamo fra una settimana e io sono curiosissima ovviamente di vedere poi come sarà la realizzazione di questa Tengo nostra aggiornati, certamente. Ovviamente. con tutto il tempo ovviamente che ci vuole, insomma, e ricordiamoci di tutto ciò che c'è anche dentro a livello eterico e Esatto. in astrale. Un abbraccio grande grande a tutti, ciao, buonanotte a Grazie, tutti! buonanotte a tutti.